partiti. Super Menife cerca di assumere il comando, al suo esterno si propone Fifile Gigolò, poi ancora a largo Raimi, quindi per linea interna Dioniso Bacco, a seguire Sunhover De Hill, poi per linea esterna Pungitopo, a contatto Cima Freedom, chiude il gruppo Scoglitti. Si affronta la prima curva con Super Menife sempre in vantaggio nei confronti di Fifile Gigolò, poi Dioniso Bacco. L'andatura è piuttosto moderata, a tre quarti della piegata di sinistra, con Super Menife sempre in vantaggio nei confronti di Fifile Gigolò, poi un terzetto formato da Raimi, Sunhover De Hill e Dioniso Bacco, a seguire Cima Freedom, poi Scoglitti e Pungitopo. Cavalli lungo la dirittura opposta con Super Menife che gradua sempre in avanti a piacimento nei confronti di Fefile Gigolò, per gli interne Dioniso Bacco, Sunhover De Hill, in terza corsia si mantiene Raimi, poi Cima Freedom, Scoglitti e Pungitopo. Gruppo comunque ben riunito quando si va ad affrontare la piegata conclusiva, con in corda Super Menife, al suo esterno aumenta la pressione di Fifile Gigolò. Poi in terza posizione a largo risale Cima Freedom, a seguire Dioniso Bacco, quindi Sunhover De Hill, Raimi. Si entra in dirittura di arrivo con Super Menife e Fifile Gigolò alle prese per linee esterne Cima Freedom, poi a seguire Dioniso Bacco e Raimi. Cavalli ai 200 conclusivi con Super Menife attaccata a fondo da Fifile Gigolò, i due si staccano in lotta serrata con Super Menife che rientra a Fifile Gigolò, Super Menife vince su Fifile Gigolò, poi Dioniso Bacco a seguire Cima Freedom, quindi successo per Antonio Cannella, Super Menife nei confronti di Fifile Gigolò, numero 3 dello schieramento. Poi al terzo finisce Dioniso Bacco. Ecco, la regia si sta riproponendo le battute conclusive con Super Menife a segno, per i colori al training del signor Carmelo Bordonare, in sella Antonio Cannella, 4,32 la quota nei confronti di Fifile Gigolò, poi Dioniso Bacco, quarto e cima.